Ciao a tutti, popolo del tubo, e bentornati in un nuovo video su Farming Simulator 22 ciucciciù, qua sulla mappetta l'antico borgo. Allora ragazzetti, siamo dove ci siamo lasciati ieri fondamentalmente, perché non ho portato avanti questa carriera in live, quindi rieccoci qua dove ci siamo lasciati nella puntata di ieri, ovvero stiamo facendo insilato dai nostri campi per il nostro biogas. Quindi quello che dovevamo vedere in live lo vediamo oggi sul video. Io amici inizio subito col ricordarvi che in descrizione c'è la piattaforma Viola, dove mi trovate in live tutte le mattine e tutte le sere, e se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratis, sostenere gratis il mio lavoro. Inoltre vi ricordo che c'è la possibilità di offrire un caffettino al canale Malimortangoli Tua di come fai le manovre, un caffettino, dicevo, al canale con il tastino super grazie. Datemi un attimo che questo non si sa quello che ha fatto con la manovra. E poi vi ricordo che c'è il mio secondo canale RobbyML81 Extra, dove praticamente porto qualsiasi tipo di videogioco. Perciò se vi interessa, che ne so, Gran Turismo, Resident Evil, Formula 1, VRC, porto praticamente di tutto. Quindi grazie a tutti quelli che si iscrivono, che si sono iscritti e che si iscriveranno anche al mio secondo canale, grazie. Poi potete preordinare il Google Pack, il Season Pass 2 dai miei link affiliazione Giants, che trovate qua sotto in descrizione. Ok, dai, cominciamo ad immergerci un pochettino nella puntatina. Allora ragazzi, non ci avemo più una lira, però ci abbiamo tanta roba anche da vendere nella zona industriale. Adesso vi farò vedere pure come vendo un po' tutto quanto. Ho preso un mulettino, così durante le live, mentre che faccio quattro chiacchiere con gli amici che arrivano, io col mulettino diciamo vendo tutta la robetta, vendo tutto piano piano. Avrei potuto prendere un autoload, ma voglio dire, in live uno fa sempre le cose piano piano, tomo tomo, cacchio cacchio, quindi col mulettino mi ci trovo meglio. E quindi vedrete che presto rifaremo i soldini necessari. Con i soldini necessari dovremo senza dubbio acquistare, io come la vedo io, acquistare campi più vicini alla nuova farm, a quella che abbiamo fatto ieri, vendere quelli vecchi e diciamo soprattutto abbellire la farm, perché è un pochino vuota, quindi va abbellita un pochettino. Però se non famo qualche sordino, la vedo dura abbellì la farm. Ragazzi, a proposito di farm, ma l'avete visto il vlog che ho fatto ieri sulla bellissima Land of Italy? No, perché qualcuno ha commentato, ma ho visto che come al solito commentano senza guardare i video. Ma sarà anche per console? Ma ci sarà anche per console? Ma avevi detto che c'era per console? Se ascoltate il video io parlo chiaramente, ma siccome tanto il video quelli non l'ascoltano, non ascolteranno nemmeno questo, è un po' inutile insomma starla a ripetere. Però va bene, lo ripeto un'altra volta, i mapper faranno di tutto per portare la mappa anche su console, ma non si può decidere prima a tavolino se una determinata mod sarà per console o meno. Quello lo deciderà la Giants in base alla grandezza degli edifici, in base alla grandezza della mappa stessa, in base a certe texture, in base a certi script. Quindi non si può dare la certezza al 100% che una mappa o una mod sarà per console e per PC se prima non passa da mamma Giants, e soprattutto se prima non è finita. Quindi è vero che sul sito di Edo e Sugaz c'è scritto che la mappa sarà PC e console, ma non lo possiamo sapere finché non sarà uscita. Stessa identica manfrina della Italia Rise. Nessuno sa se potrà andare su PC e su console se prima non passa da mamma Giants, se prima non è finita. Quindi ragazzi, questa è la risposta. Nessuno ha la sfera di vetro e nessuno può saperlo e può dirvelo. Però tanto voglio dire,
tanto se non se, cioè ho fatto un video di 4 minuti semplicissimo qui, facevo il punto sulla situazione, tanto pure lì c'è chi invece le guarda, che poi voglio dire, no, ma invece di andare sotto un video, no, fa la domanda e aspettare che qualcuno ti risponde, se ti risponde, ma non fai prima a guardare quel video che dura 4 minuti e in 4 minuti c'è la risposta. Io veramente la psiche di certe persone non la capirò mai, cioè non riesco veramente ad immergermi nella loro mente, è una cosa proprio, cioè è come se io sono un pescatore, c'è un video sul migliore amo da usare, un video che dura 4-10 minuti, e invece di guardarmi quel video in 10 minuti e avere la risposta, io vado a scrivere sotto al commento: ragazzi, qual è il migliore amo da usare? Dovendo aspettare che mi risponde lo streamer o qualcuno che magari manco ne rispondono mai, o nell'ipotesi più ottimistica te possono rispondere dopo una settimana, ma che ne sai, invece te guardi 4-10 minuti di video e c'è già la risposta. Non so se mi spiego, sarebbe tanto più semplice, mamma mia. Poi un'altra risposta alle domande più gettonate, ragazzi, sto semplicemente rispondendo alle domande più gettonate. La voce, hai fatta la voce? Allora partiamo dal presupposto che me ne sono accorto che mi manca la voce, quindi non è che mi serve quello che mi ricorda che mi manca la voce, me ne sono accorto, ragazzi, sono il proprietario della voce, me ne sono un pochino accorto che mi manca la voce. Evidentemente queste persone che fanno queste domande non mi seguono da un mese e mezzo, due mesi. So quelli, capito, che arrivano ogni tanto sul canale quando proprio c'hanno tempo, capito? Ecco, c'ho un'infezione alle corde vocali, una fonia, no, aspetta, come si chiama tecnicamente, non mi ricordo se è afonia, non mi ricordo, però che purtroppo al momento pare non passare, quindi mi dovete tenere così per un determinato periodo che non sappiamo se è un mese, due mesi, un anno, due anni o per sempre. Quindi ragazzi, così è, se vi pare, no, come si dice. Quindi è inutile stare di malavoce, malavocetta, ma che hai fatto, me ne sono accorto. Come se vado da uno che zoppo, gli continuo a dire: ma la gamba, ma la gamba, ma la gamba, ma come zoppichi, ma te ne sei reso conto che zoppi? Io veramente a volte il cervello dice, boh, non lo so, ragazzi, sai che mi gira male a me, che chi mi ascolta vuol dire: mamma mia, sei proprio lamentoso. Sarò lamentoso io, sono strani gli altri, secondo me sono strani gli altri. Poi se tu mi ritieni lamentoso, evidentemente tu fai parte di quelli strani, perché una persona che non è strana mi dice: c'ha ragione questo che si arrabbia queste cose. E poi non è che mi arrabbio, sto constatando dei comportamenti che veramente, mamma mia, mi lasciano basito. Guarda, se c'ho un figlio, raga, se mai ci dovessi avere un figlio, lo chiamo Basito. Rimango talmente basito che se c'è un figlio lo chiamo Basito. Che starà a fare questo qui? Secondo voi questo qui dove va con sta triccia? Voglio fare sta domanda proprio tra capo e collo. Da dove comincia questo? No, vai su, io vedo quello che sta a fare. Che sicuramente ha rilevato il palo, e il palo lo vede come fondo campo, ma che ne so. Aspettatemi che lo levo da qua, lo metto qua giù, così quando arriva al palo si ferma, e perché veramente se no è un macello. Allora, comunque tutto sommato, dai, calcolando che l'operaio normale sta a fa un buon lavoro, dai, non ci possiamo lamentare, vero ragazzetti, ci possiamo lamentare, sta a fa un buon lavoro. Adesso facciamo sta strisciata e poi vi porto a vedere come vendo la roba, a parte che mi sa ve l'avevo fatto vedere come vendo la roba, mi pare che ve l'avevo fatto vedere, mi sbaglio, raga? L'avevamo visto in un video, mi pare, quindi possiamo stare qui un altro po' a trinciare. Aspettatemi che lo prendo io in gestione questo, perché sennò, vabbè raga, ma è l'operaio di base, non è che è strutturato per vedere i pali, per vedere le collision dei pali, è normale, no, che un pochino fatica in certi contesti, normalissimo. Ecco, qua lo rimetto, dovrei aver superato il palo tranquillamente. Ecco, vedete, gli date una mano voi e lui supera i pali tranquillamente. Tornando a parlare di farming, ieri moria, raga, moria di mod, sono usciti i carri, quelli di Peppe, il T-Runner di Peppe per lo scarrabile, ma non è uscito lo scarrabile del 180, che era il 190 scarrabile, quindi è uscita la mod per metà,
ci famo poco, andremo a vedere quella mod quando uscirà pure il camion. Quando uscirà pure il camion l'andremo a provare. Per il resto raga, veramente male 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 male. E a farcetto per tagliare l'erba, ma si può tagliare l'erba col farcetto? Ma che è? Quindi male male raga, male male a livello di mod, male 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 male. Non c'è veramente niente da portare, niente da dire, niente da fare. Avete visto, io quando c'è qualcosa da mostrarvi, teste map, teste mod ne faccio, ma ragazzi veramente qui stiamo a livelli preoccupanti. Insomma, per carità, dammi sta trincia per carità. Io già ho visto l'operaio quello che sta a fare, dammi sta trincia per carità. Allora, comunque ragazzi, questa sera che è martedì, questa sera c'è la serie abbonati sull'altra piattaforma, quindi se siete abbonati potete venire a giocare con me coi remi nella farm dei remi, che poi vedrete ricaricata anche qua su YouTube. Però ci dovete avere tutti i DLC del Season Pass, no, non quello dei tubi, però tutti quelli del Season Pass sì, perché ragazzi ce l'avevo i DLC, mi sembra giusto usarli. Allora, intanto l'operaio ha detto io ho finito, me ne vo. Io ho finito, me ne vo, mi ha detto. Ragazzi, fatemi superare il paletto un attimino, E secondo me è quello che gli dà fastidio. Vai, proviamo così, provo a metterlo alla destra del paletto, vediamo. Vediamo come va. Non dovrebbe prenderlo. Sì, lo prende, scusate, lo faccio io. Poi sti modder che si fissano a mettere le cose in mezzo ai campi. Mamma mia, allora vai, 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 vai. Ostregheta, ostregheta. E muovete, porca miseria, pare chissà quello che devi fare. Oh, così mi piaci, così mi piaci. Andiamo, va. Andiamo, arriviamoci in fondo. Raga, puntata di trinciatura, puntatina di trinciatura. E purtroppo, raga, le cose da fare sono queste. Non è che c'è molto altro da dire, da fare, da pensare, dire, fare, baciare lettere a testamento. Quelle lì poi casomai le farò manualmente. Questi ciuffetti qua, metto il carro vicino, vado là con la trincia, li faccio manualmente. Quindi non uso il cosplay, mi voglio sentire psicologicamente vicino agli amici di console. Allora, carichiamo così. E a posto. Poi dopo compatteremo. In teoria pare che non esce l'insilato, però se queste sono le stesse trincee che ci sono in farm l'insilato esce. Quindi non riesco bene a capire. No, esce, vedi? Vedi, esce dietro. Sono fatte un po' col bus de queue. Cos'è il bus de queue? Sono delle... è una parola francese per indicare il Q, il tasto Q della tastiera. Allora, mi rimetto in carreggiato. Ovviamente, ragazzi, finiremo in live. Finiremo in live perché qua non è che mo potremo fare il video che dura 7 giorni e 7 notti. Però adesso, prima di tutti, finiamo la strisciatina. E poi vi porto a vendere un po' di roba, così, perché siccome non mi ricordo se vi ho fatto vedere come vendo la roba, è meglio farlo vedere due volte che non farlo vedere per niente. Alla fine, ragazzi, questa sta diventando la serie più longeva di FS22. È un bel po' che dura. Che puntata è questa? 54, 55? Non è facile vedere le serie che durano così tanto. Allora, nel frattempo che lui non si sa che manovre fa, io vi porto, vedete, alla mia zona industriale. Praticamente in questa zona industriale io ho simulato che c'è un punto di ricarica per i camion, dove i camion vengono ricaricati dai muletti e poi vanno in giro a vendere. Qua purtroppo ci sono delle condizioni veramente strane, strane, strane. E quella là è la zona di carico, quindi io vengo qua, ragazzi, con la mia roba, carico dietro i camion e simulo che poi i camion vanno a vendere in tutto il mondo i miei prodotti. Se non in tutto il mondo, almeno in tutta la regione, in tutta la provincia. No, vabbè, ma ragazzi, ci sono delle collision particolarmente strane in questo frantoio di Robby Mello 81. Vedete? Noi veniamo qua con il nostro mulettino
carichiamo i prodotti qua nella zona di carico e poi si vendono. Sicuramente è molto più realistico e molto più veloce di caricare tutto sui camion, andare a vendere sui camion. Raga, ma non è che posso fare tutto io, non è che posso fare tutto io, raga, altrimenti qua mi si infrascano le giornate, non è che c'è il tempo di fare tutto. Invece così, diciamo, velocizziamo un pochino le operazioni. Ma guardate che condizioni strane, andiamo a velocizzare un pochino le operazioni. Ci sono delle condizioni no strane di più. Ok, ragazzi, è tutto molto strano qua, ma tutto molto strano. Oh cap, queste sono le nostre olivette di Robby Mello. A proposito, tocca vedere gli olivi come stanno messi nell'altra farm, quelli che li raccogliamo con l'umbrella. È là. E ok, è un po' che non li curo più gli olivi. Andiamo a vedere pure quelli. Allora, mo ce passiamo, andiamo un attimino a vedere gli olivi. Adesso che vi ho fatto vedere come vendo il mio olio, andiamo anche a vedere gli olivi. Andiamo a vedere gli olivi. Questa è la mia farm degli olivi, dove ci sono gli olivi. Qua giù dovremmo avere gli olivi, eccoli qua. È un po' che non li curiamo gli olivetti. Gli olivetti, no, il PC. Allora, bisogna dargli una botta di fertilizzante e una botta di trincia, assolutamente. Ora de dargli una trinciata, va bene, dai. Quindi prossima puntata possiamo fare anche questa cosa qua, cioè andare a curare gli olivi. Guarda questo intanto lo si è messo. Ragazzi, io mi auguro che questa puntata sia stata di vostro gradimento. Lasciate un commentino, lasciate un like. Fatemi sentire la vostra vicinanza anche in questo periodo un po' difficile per me, perché, insomma, stare senza voce per uno che ci campa con la voce è veramente, vi assicuro, una cosa depressiva, e tutto il vostro aiuto e supporto per me fa tanto, insomma, grazie, grazie. Poi ringrazio gli amici abbonati, anima, vita e cuore del canale, consentono al canale di sostenersi, di andare avanti e soprattutto di continuare a sopravvivere, a portare tutti questi contenuti giornalmente. Amici, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!